Allora, buongiorno, buongiorno a tutti. Nella lezione di oggi continuiamo a parlare di ruote dentate ed in particolare con riferimento al problema dell'interferenza. Infatti spesso nelle applicazioni pratiche capita, per motivi di ingombro, per motivi legati alla necessità di avere un rapporto di trasmissione elevato mediante una sola coppia di ruote dentate, di realizzare delle ruote dentate con un numero di denti piccolo. Ecco, noi abbiamo già visto a proposito dell'interferenza, e in particolare abbiamo considerato il caso più gravoso, il caso limite di accoppiamento a rocchetto dentiera, che l'interferenza è legata ad un numero minimo di denti. Nel caso particolare dell'accoppiamento rocchetto-dentiera abbiamo dimostrato una formuletta secondo la quale il numero minimo di denti del rocchetto, cioè del pignone, era uguale a 2 diviso sin quadro di θ, dove θ è l'angolo di pressione. Allora, un angolo di pressione unificato è solitamente di 20 gradi, e quindi questo numero minimo di denti è circa pari a 17. Ecco, ci sono alcune applicazioni pratiche, come dicevo prima, in cui è utile e conveniente scendere al di sotto di questo valore. E nel momento in cui noi scendiamo al di sotto di questo valore, sicuramente si verifica interferenza nell'accoppiamento rocchetto-dentiera. Oggi vedremo una formula che chiama in causa anche il rapporto di trasmissione, perché, come detto, questa è la situazione più gravosa, mentre quando abbiamo a che fare con due ruote dentate di raggio, diametro finito, naturalmente la situazione è meno gravosa e possiamo dimostrare una formuletta, come dicevo, che chiama in causa il rapporto di trasmissione. Ecco, mi viene in mente un esempio che forse ci è più familiare. Per esempio, il pignoncino del motorino d'avviamento presente nelle automobili. Allora, se facciamo un attimo mente locale su come è realizzato dal punto di vista meccanico il motore termico dell'automobile, motore termico a combustione interna, non rotativo, bensì alternativo, per distinguerlo per esempio da soluzioni esistenti, quali quelle basate sull'utilizzo del motore Wankel, per esempio. Ma mettiamoci nella situazione più classica, quindi abbiamo l'albero motore pluricilindri, e per l'avviamento, come ben sapete, l'albero motore è collegato al volano, che svolge una funzione dinamica di regolarizzare il moto, svolge anche la funzione di appoggio per l'innesto della frizione ad attrito, perché la frizione in questi casi è una frizione solitamente ad attrito, monodisco, piana. E quindi, diciamo, il volano torna utile anche come appoggio per la trasmissione del moto dal motore alle ruote motrici. Non soltanto noi abbiamo il problema dell'avviamento. Ecco, nel problema dell'avviamento dobbiamo far naturalmente girare l'albero motore per consentire l'avviamento e quindi l'autosostentamento in accensione del motore stesso. E per fare questa operazione c'è una soluzione meccanica che veniva utilizzata un tempo, cioè con una manovella e quindi con un azionamento manuale. Ovviamente sappiamo bene che c'è il motorino di avviamento, quindi è un motorino elettrico che è azionato, alimentato naturalmente dalla batteria a bordo dell'automobile, e questo motorino elettrico su cui è montato un pignoncino va ad ingranare su una corona che viene ricavata sulla parte esterna del volano. Quindi, per motivi di
ingombro e per convenienza, perché il volano comunque c'è, perché svolge altre funzioni, come detto prima, abbiamo questo ingranamento. Ecco, c'è una grande differenza di numeri di denti, come potete immaginare, tra quelli presenti sul volano, che ha delle dimensioni abbastanza grandi, diciamo un diametro di 30 cm per esempio, per avere un ordine di grandezza, rispetto al diametro del pignoncino, che può essere, per esempio, sempre per avere un ordine di grandezza, un paio di centimetri. Ok? Quindi c'è, insomma, almeno un ordine di grandezza di differenza tra il diametro della ruota motrice, in questo caso il pignoncino montato sul motorino d'avviamento, e il diametro della ruota condotta ricavato, come dicevo, sulla parte esterna del volano. Naturalmente questo ha uno scopo e una convenienza pratica applicativa, perché abbiamo un elevato rapporto di trasmissione. Ok? Un elevato rapporto di trasmissione, il che ci consente di avere una grande riduzione di velocità, ma in contemporanea una grande moltiplicazione di coppia, che è quello che ci serve. Perché naturalmente noi, per far partire il motore, dobbiamo vincere le forze di attrito. Le forze di attrito che sono presenti al contatto in tutte le coppie cinematiche. Prima fra tutti, naturalmente, quella più importante sicuramente nella coppia prismatica. Okay? Nella coppia prismatica, che poi è realizzata dall'accoppiamento dei pistoni con i cilindri. Tra l'altro sono presenti anche le fasce elastiche per altri motivi, e quindi naturalmente l'attrito è sicuramente rilevante. Oltre che in tutte le coppie rotoidali, chiaramente nel supporto di banco e negli accoppiamenti delle BL con le rispettive manovelle. Quindi complessivamente dobbiamo vincere queste forze di attrito, perché non c'è un carico resistente, lo mettiamo in moto da fermo, chiaramente a folle, quindi c'è una disconnessione tra il motore e la parte di trazione, almeno che non stiamo in salita, insomma, però diciamo anche in quel caso utilizziamo il freno a mano, ovviamente. E quindi diciamo il carico resistente è rappresentato unicamente dagli effetti dell'attrito, d'accordo? Quindi mi serve una coppia notevole con un motorino, perché se fosse un motore di dimensioni maggiori in termini di potenza, naturalmente richiederebbe maggiore energia dalla batteria, il che vorrebbe dire che praticamente la batteria si scarica ogni volta che mettiamo in moto. Okay? Quindi per contenere, diciamo, l'energia elettrica assorbita dal motorino, dalla batteria, e quindi realizzare un motorino piccolo, ma nello stesso tempo avere una coppia sufficiente per vincere tutte le forze di attrito e quindi determinare l'accensione del motore, okay? Che può essere accensione comandata o accensione spontanea, come ben sappiamo, a seconda se abbiamo un motore a benzina oppure un motore diesel. Ecco, per fare questo, appunto, noi abbiamo praticamente un pignoncino molto piccolo. Ma molto piccolo, dobbiamo comunque fare i conti con le forze in gioco, che non sono completamente trascurabili. Quindi è chiaro che piccolo di diametro, mi riferisco al diametro primitivo prima di tutto, ma naturalmente con un dente abbastanza robusto da vincere naturalmente le sollecitazioni. Il dente, come ben sappiamo, è sollecitato a flessione, è sollecitato a tensione herziana come pressione di contatto, e poi ci sono altre sollecitazioni legate per esempio all'usura, come abbiamo visto a proposito degli strisciamenti specifici. Però sicuramente flessione e pressione di contatto sono le sollecitazioni più importanti. Quindi ho una ruota piccolina, ma ci devo mettere dei denti grossi, no? In proporzione al pignoncino. E naturalmente, siccome il diametro primitivo è quello che è, se voi vi ricordate la formuletta che R raggio primitivo è uguale a MZ mezzi, naturalmente se io devo fare un dente sufficientemente grande, significa che il modulo che lo caratterizza deve essere abbastanza grande. Ok? Lo spessore del dente sulla primitiva è uguale a pi mezzi, ma il passo è pi greco m, quindi lo spessore del dente in primitiva naturalmente è collegato al modulo. Più il modulo è grande, più il dente è robusto. Ok? E poi abbiamo l'addendum e il dedendum, quindi tutto è proporzionato, proporzionamento modulare,
in funzione di questo parametro che è appunto il modulo. Ok? Quindi da un lato vogliamo un grande rapporto di trasmissione e quindi una grande moltiplicazione di coppia, in modo tale da contenere l'energia assorbita dal motorino o dalla batteria, per altri motivi che abbiamo accennato. Ma nello stesso tempo dobbiamo fare in modo che il dente non si pieghi, non si deformi, per effetto delle sollecitazioni, perché noi parliamo di cinematica dinamica, ma naturalmente dobbiamo tener conto anche delle sollecitazioni interne. E quindi vedete che le due cose, no, si fanno contrasto, perché io ho un diametro primitivo piccolo, ma mi serve un dente grande. Un dente grande vuol dire un modulo grande, e se R è uguale a M0 mezzi, evidentemente devo abbassare il numero di denti, altrimenti non c'entrano i denti che devo andare a mettere, no, a disporre in senso circonferenziale. E quindi devo abbassare il numero di denti. Abbassare il numero di denti vuol dire che posso scendere, e solitamente scendo, sotto il limite che mi garantisce un corretto funzionamento dal punto di vista cinematico, cioè l'assenza di interferenze. Quindi cado nell'interferenza. E allora come si fa in questi casi? Se io per esempio ho bisogno, per i motivi accennati, di un numero di denti per esempio uguale a 10, io so che nell'accoppiamento peggiore dovrei avere 17, quindi sto molto sotto. Poi dimostreremo una formuletta che chiama in causa il rapporto di trasmissione, però 10 è piccolo come numero di denti, specialmente se abbiamo bisogno di un modulo sufficientemente grande per problemi di resistenza. Ok? E allora dobbiamo trovare una soluzione. Cioè dobbiamo imparare ad operare anche nelle situazioni in cui si verifica interferenza. Naturalmente noi dobbiamo sempre garantire che l'accoppiamento cinematico sia corretto e quindi dobbiamo sempre garantire che i profili siano coniugati. Ok? E allora dobbiamo andare a modificare il dente in modo tale da garantire che l'accoppiamento cinematico sia corretto, cioè evitare l'interferenza, e nello stesso tempo realizzare un pignoncino con un numero di denti abbastanza inferiore a quello limite teorico. Allora ci sono delle azioni che possono essere effettuate per, diciamo, trovare un compromesso tra queste due situazioni che vi ho un po' raccontato. Ci sono dei metodi per ovviare all'interferenza, fondamentalmente sono tre. Allora, uno è basato sull'utilizzo di dentature ribassate, dentature corrette, oppure modifica dell'angolo di pressione. L'angolo di pressione abbiamo dato per scontato, anche perché ovviamente avete fatto anche il corso di meccanica applicata, quindi insomma 20 gradi, no? È il valore standard. Se noi andassimo a considerare l'analisi delle forze, è ovvio che questo 20 gradi va a contenere la componente radiale, no? Perché la componente radiale, in assenza di attrito, la forza totale perpendicolare al profilo, cioè è diretta secondo la linea di ingranamento, trascurando l'attrito. Ok? E quindi questa componente, forza totale scambiata tra una coppia di denti in presa durante l'ingranamento presenta due componenti, una radiale e una tangenziale. Quella tangenziale è F cos theta, e quindi quella più grande, perché è quella che trasmette la coppia, e una componente radiale che è F sin theta. È chiaro che se aumento l'angolo di pressione, aumenta la componente radiale a scapito di quella tangenziale, ma la componente radiale è presente perché è presente il dente. Ma se ne potessi fare a meno, per esempio, teoricamente ritornassi al caso di ruote di frizione, ok? Anche se pure lì, per avere la componente tangenziale, naturalmente mi serve la componente radiale. Bene, questo che cosa vuol dire? Che aumentando l'angolo di pressione peggiorano le cose dal punto di vista del carico radiale. Il carico radiale, naturalmente, la ruota dentata è sostenuta da chi? Da un albero, evidentemente. E l'albero è appoggiato dove? Sui supporti, cioè sui cuscinetti. Quindi, naturalmente, questa componente radiale si trasmette sull'albero e quindi aumenta la sollecitazione a flessione, tra l'altro flessione rotante, quindi parliamo di fatica, P
più gravosa naturalmente del carico statico, e a sua volta questo si trasmette anche sul cuscinetto, ma il cuscinetto stesso è caricato a fatica e quindi le cose peggiorano, no? Dal punto di vista della trasmissione dei carichi, dal punto di vista delle sollecitazioni. Bene, comunque abbiamo accennato a questi tre metodi per la risoluzione del problema. A questo punto entriamo nel dettaglio e voglio in contemporanea sviluppare un esempio numerico, introducendo poi le formulette e dimostrando nel momento in cui è necessario farlo. Però in parallelo, ripeto, sviluppiamo un esempio numerico, quindi che vale anche in qualche modo da esercitazione. Allora, i dati di questo esempio sono i seguenti. Allora, abbiamo una coppia di ruote dentate con profilo devolvente che hanno un numero di denti Z1 sulla ruota motrice che è uguale a 11, un numero di denti Z2 della ruota condotta che è uguale a 15, un modulo abbastanza grande perché il modulo è uguale a 10 mm, ok? 10 mm quindi vuol dire che l'altezza del dente è un paio di centimetri, ok? Anzi pure di più, perché l'addendum è uguale a 10 mm, il dedendum è 1,25, ok? Quindi un dente abbastanza grande con un numero di denti molto piccolo, vedete 11 e 15, esattamente come vi dicevo. Quindi già ci aspettiamo di avere interferenza naturalmente. Ok, e un angolo di pressione che è un angolo di pressione standard, cioè uguale a 20 gradi. Va bene? Ora, se noi provassimo a disegnare una coppia di ruote dentate con questi dati di progetto, la prima cosa da fare è andare a tracciare le circonferenze primitive. Va bene? Quindi possiamo dire che R1 è uguale ad MZ1 mezzi, vi do anche i valori numerici, quindi sarebbe 10 per 11 diviso 2, vabbè, questo sarebbe 55, questi sono millimetri. R2 è uguale ad MZ2 mezzi, e quindi sarebbe 10 per 15 diviso 2, per cui questo è uguale a 75 mm, sono i due raggi primitivi, e poi andiamo a ricavare i raggi di troncatura esterna ed interna, per il momento secondo un proporzionamento modulare, quindi quello standard. Va bene? Allora abbiamo che R1 esterno è uguale naturalmente ad R1 più il modulo secondo il proporzionamento modulare, e quindi se il modulo è 10 questo è 65 mm. Va bene? Poi abbiamo l'R2 esterno della troncatura esterna che è uguale ad R2 più il modulo e quindi uguale a 85 mm. E andiamo a vedere le troncature interne, quindi R1 interno è uguale ad R1 meno il dedendum. Il dedendum è 1,25 m, e quindi qui abbiamo 42,5 mm. Analogamente per la ruota 2, quindi la R2 interna è uguale a R2 meno 1,25 del modulo, e questa è uguale a 62,5 mm. Va bene? Inoltre, dall'angolo di pressione e dalla conoscenza dei raggi primitivi possiamo ricavare i raggi delle circonferenze basi. Quindi noi abbiamo che ρ1 è uguale a R1 per il coseno teta, e quindi naturalmente sarebbe 55 per il coseno di 20, ρ1 uguale a
52, sono sempre millimetri, e Rho con 2 analogamente è uguale ad R2 per il coseno di teta. R2 è 75 per il coseno di 20 gradi e questo è 70.5 mm. Ancora possiamo andare a valutare il passo, quindi diciamo l'arco di circonferenza primitiva tra due profili consecutivi, e quindi il passo è uguale a pi greco m, e quindi è uguale a 3/14 per 10, quindi naturalmente è uguale a 31.4 mm, ed abbiamo ricavato anche il passo. Bene, a questo punto noi vogliamo andare a verificare se tra questa coppia di ruote dentate è presente interferenza. Allora, se noi facessimo riferimento alla formuletta restrittiva dimostrata a suo tempo nell'accoppiamento rocchetto dentiera, noi sappiamo che il 0,1 minimo è uguale a 2 diviso il seno al quadrato di teta, l'abbiamo dimostrato. Questo, se andate a sostituire a teta uguale teta 20 gradi, otterrete circa 17. Quindi diciamo che per stare tranquilli dal punto di vista dell'interferenza dovremmo avere 18, da 18 in poi. Ok? Però vedete che ci sono situazioni, come per esempio questa, che per altri motivi io devo avere un numero di denti inferiore, con un modulo abbastanza grande per il discorso legato alla resistenza. E allora questa sicuro non è rispettata, perché stiamo al di sotto, va bene? Però è troppo restrittiva, quindi se facessimo riferimento a questa avremmo quasi sempre interferenza, insomma. Quindi dobbiamo in realtà tenere conto del rapporto di trasmissione, perché il pericolo di interferenza è legato alla differenza di raggi primitivi, ossia al valore del rapporto di trasmissione, perché ferma restando la dimensione del pignone, naturalmente all'aumentare del rapporto di trasmissione aumenta il diametro della ruota condotta, fino ad arrivare al caso limite in cui il diametro va all'infinito. Ma nel momento in cui il diametro della ruota condotta non è all'infinito, cioè non ho una cremagliera, naturalmente il pericolo di interferenza è inferiore, perché è legato all'intersezione della circonferenza di troncatura esterna con la linea di impennamento, cioè legata alla posizione del punto M1, così lo abbiamo indicato, sulla linea di ingranamento rispetto al punto T1, che è il punto di tangenza della linea di ingranamento con la circonferenza base. Ok? I profili devono avere curvature opposte, come spiegato dal punto di vista cinematico, essendo T1 e T2 rispettivi centri di curvatura, e quindi il punto di contatto deve cadere all'interno del segmento T1 e T2. Se M1 cade fuori, ho interferenza. E questo pericolo, come dicevo, è legato al rapporto di trasmissione. Questa formuletta è troppo restrittiva. Adesso quindi ne andiamo a dimostrare un'altra, che consente di calcolare il numero minimo di denti non nell'accoppiamento rocchetto dentiera, ma nel caso generale di due ruote dentate di diametro finito. Va bene? E questo è quello che ci apprestiamo a fare adesso. Ok, allora andiamo subito a fare uno schemino. Posso tracciarla
dalla conoscenza dell'angolo di pressione, perché questo è θ, e come detto più volte, questo è il punto I1 e questo è il punto I2. Ok? Bene, allora dobbiamo ora andare a considerare la situazione che è legata alla troncatura esterna, quindi questo è P con 0, per cui la troncatura esterna, se c'è interferenza, per esempio passa qui. Ok? Cioè io avrei praticamente questo punto M1, come vedete, che cade al di fuori del segmento T1, T2. Ok? E quindi avrei due profili i cui centri di curvatura cadono dallo stesso lato, cioè T1 e T2, profili concavi che non sono però realizzabili, come detto in precedenza, per altri motivi tecnico-pratici. Ok? Qual è la condizione limite? La condizione limite è quando M1 va a finire qui. Ok? Quindi vado a tracciare questa nuova circonferenza di troncatura esterna che fa riferimento alla situazione limite, ok? Che sarebbe questa, in cui T1 viene a coincidere, chiamiamolo questo con M star, viene a coincidere appunto con M1. Questa è la condizione che noi andiamo a considerare, perché è la condizione limite. Va bene? Allora, se vado a congiungere questo punto con il centro della ruota 2, ok? E naturalmente questo diventa il raggio di troncatura esterna della ruota 2, questo è il raggio primitivo della ruota 2, questo è il raggio della circonferenza base della ruota 2, questo angolo è teta, questo angolo è 90 gradi. Va bene? Esattamente lo stesso ragionamento che abbiamo fatto nell'accoppiamento rocchetto-dentiera, e sulla falsa riga naturalmente qualcosa cambia, perché entra in gioco appunto il rapporto di trasmissione. Qui abbiamo una omega 1 e una omega 2. È importante definire ruota motrice e verso, perché da essi dipende la posizione della linea di ingranamento. Ok? Abbiamo poi anche messo in evidenza, parlando di continuità del moto, di grado di ricoprimento, appunto questo che appunto è la lunghezza del segmento di accesso. Benissimo. Allora, noi possiamo scrivere questo, cioè T2M1 al quadrato, che sarebbe questa distanza qui, T2M1, che poi in questo caso è uguale a T1, deve essere uguale ad O2M1 al quadrato meno O2 T2 al quadrato. Teorema di Pitagora, niente di che, facciamo riferimento al triangolo rettangolo O2 M1 T2. Va bene? E quindi naturalmente questo cateto al quadrato è uguale all'ipotenusa al quadrato meno quest'altro cateto al quadrato. Teorema di Pitagora. Bene, questo termine qui, cioè T2M1, può essere espresso in questo modo, perché questo è teta, ma anche questo è teta, perché sono rette rispettivamente perpendicolari, quindi può essere espresso come somma di questi due tratti, due segmenti, cioè T2P0 più P0M1, ok? Ma T2P0 è uguale a R2 cos teta, P0M1 è uguale ad R1 per il seno di teta, e quindi posso
mettere in evidenza o comunque sia lasciarlo anche così per il momento. Quindi abbiamo detto, allora abbiamo R2 per il seno di teta più R1 per il seno di teta al quadrato, ok? Questo sarebbe il primo termine. Questo è uguale a che cosa? Ad O2M1, ma O2M1 sarebbe il raggio di troncatura esterna della ruota 2, che è uguale, chiaramente procediamo in simbolico, ad R2 più l'addendum del proporzionamento modulare al quadrato meno O2T2, che è il raggio della circonferenza base. Il raggio della circonferenza base è R2 quadro coseno al quadrato di teta. Va bene? Allora adesso dobbiamo andare a sviluppare. Ok? Quindi abbiamo R2 quadro sen quadro di teta più R1 quadro sen quadro di teta più 2 R1 R2 sen quadro di teta uguale R2 quadro più A quadro più 2 R2 A meno R2 quadro cosen quadro di teta. Va bene? Ok. Andiamo avanti. Quindi R1 quadro sen quadro di teta sarebbe questo termine. Poi vado a considerare R2 sen quadro, come vedete è l'R2 cos quadro che porto al primo membro. Quindi qui avrei un R2 quadro in evidenza sen quadro teta più, perché l'ho portato al primo membro, cosen quadro di teta. Bene? Ok, questo termine lo scriviamo così com'è, quindi 2R1 R2 sen quadro di teta, e lascio al secondo membro, lascio al secondo membro sì, R2 quadro più A quadro più 2 R2 A. Naturalmente questo è uguale a 1, perciò un R2 quadro e un R2 quadro che vanno via. Va bene? Ok. Quindi a questo punto posso fare questo ulteriore passaggio, quindi R1 quadro sen quadro di teta, che metto in evidenza, questo moltiplica 1 più, 1 più, qui rimane un 2R2 diviso R1, e questo è uguale ad A quadro più 2R2A. Va bene? Ecco, questa non è la formula finale, ma conviene, diciamo, incorniciarla perché ci torna utile successivamente partire da qui piuttosto che ripartire completamente dall'inizio come fatto ora. Ok? A questo punto andiamo a tener conto di questo, del rapporto di trasmissione. Allora in questa formula si fa riferimento a questa definizione del rapporto di trasmissione, cioè tau è uguale a omega 2 diviso omega 1, quindi il valore inverso di quello che abbiamo considerato fino ad ora. Allora per congruenza con la formula utilizziamo anche noi questa definizione, quindi la omega di uscita su quella di ingresso. Va bene? Ma insomma l'uno è l'inverso dell'altro, quindi non è un grande problema. Naturalmente, siccome noi stiamo in questo caso facendo riferimento a ruote esterne, questa è uguale a meno per ruote esterne, perché come vedete omega 1 e omega 2 hanno verso opposto per ruote esterne, e questo viene tenuto in conto da questo segno meno,
puro arrotolamento delle primitive, qui naturalmente ho R1 diviso R2, quindi posso esprimerlo in questa maniera, va bene? E ancora, dal proporzionamento modulare, noi abbiamo che l'addendum è uguale al modulo. Quindi in considerazione di queste due formulette, noi andiamo a particolarizzare questa formuletta qui che abbiamo appena incorniciato e andiamo a sviluppare con l'obiettivo di ottenere un numero minimo di denti, però un numero minimo di denti che è funzione del rapporto di trasmissione e non è legato al caso limite, come dicevo prima, di accoppiamento rocchetto-dentiera. Va bene? Dobbiamo semplicemente sostituire queste qui dentro, va bene? E allora, che cosa viene fuori? Il discorso è abbastanza semplice perché, come vedete, qui abbiamo un R2 su R1 e qui abbiamo meno R1 su R2. Quindi vuol dire che qui possiamo andare a sostituire meno 1 su tau. Ci siete? Perché è l'inverso di questo valore e inoltre c'è il segno meno. E questa è una prima sostituzione che possiamo andare a fare. Ok. Allora, vi cancello questi passaggi, la parte superiore, in questo modo, e andiamo avanti per giungere alla formula finale. Allora, il raggio primitivo, l'abbiamo detto, è uguale ad mz mezzi, quindi qui posso scrivere m quadro z1 quadro diviso 2 diviso 4, avendo sostituito R1 a mz mezzi, poi qui ho il sen quadro di teta che va a moltiplicare 1 meno 2 su tau, e questo è uguale all'addendum al quadrato, che però è uguale al modulo, quindi qui ho un m quadro più 2R2, ma R2 è anch'esso esprimibile in funzione del numero di denti, quindi R2 è MZ2 mezzi per l'addendum, che è ancora uguale al modulo. Quindi giungiamo a questa espressione. Ok? Quindi 2 vanno via. Come vedete, qui abbiamo un M quadro ed M quadro, quindi posso dividere per M quadro, primo e secondo membro, quindi queste qui possiamo tenere conto in questo modo, e poi qui si tratta di andare a fare un minimo comune multiplo. Niente, quindi qui abbiamo un z1 quadro sen quadro di teta, sen quadro di teta che moltiplica tau meno 2, e quindi ho un 4 teta come minimo comune multiplo, quindi qui rimane un 4 tau, e qui rimane un 4 tau z2. Eccoci qua. Allora, attenzione a questo tau Z2, perché il rapporto di trasmissione può essere ulteriormente espresso come meno Z1 diviso Z2, essendo R1 uguale a MZ1 mezzi, R2 uguale a MZ2 mezzi, può essere espresso naturalmente anche in funzione del numero di denti. Ok?
Quindi questo tau z2 in effetti è uguale a meno z1. Ci siete? È uguale a meno z1. Ok, allora a questo punto aggiungiamo a questa relazione. La relazione è la seguente, la mettiamo in ordine, quindi abbiamo un z1 quadro seno al quadrato di teta che moltiplica tau meno 2, questo è diventato meno e quindi diventa più 4z1 meno 4 tau uguale a 0. Ok? Conviene ulteriormente cambiare il segno qui, ve la riscrivo per evitare confusione, anche se è un passaggio banale, quindi questa rimane così, se qua moltiplichiamo per meno 1 otteniamo questa, cioè z1 quadro sen quadro di teta per 2 meno tau meno 4z1 più 4 tau uguale a 0. Anche questa vale la pena di incorniciarla, lo faccio in modo tratteggiato perché comunque sono passaggi intermedi, non è ancora la formula finale. Va bene? Quindi ragionando su questo schema, mettendoci nella condizione limite in cui m1 coincide con t con 1, possiamo scrivere questa relazione dal teorema di Pitagora e con opportuni sviluppi in considerazione di queste due arriviamo a questa relazione. Cosa viene fuori? È un'equazione di secondo grado in z1. Vedete, z1 quadro z1, quindi è un'equazione di secondo grado. Siccome a noi interessa z1 perché stiamo andando ad esprimere il numero minimo evidente in funzione del rapporto di trasmissione in particolare, allora dobbiamo risolvere questa equazione di secondo grado. Allora la prima cosa da fare è andiamo a calcolare il discriminante delta, e quindi abbiamo b quadro che è uguale a 16 meno 4ac, ma qui abbiamo un altro 16 tau per A, che sarebbe 2 meno tau per il seno al quadrato di teta. Va bene? Allora, possiamo mettere in evidenza il numero 16, quindi viene 1 meno tau per 2 meno tau sen quadro di teta. Ok? E questo è il delta per la risoluzione di questa equazione di secondo grado in z1. Bene? Andiamo ora a trovare soluzione. Quindi abbiamo z1 che è il nostro z1 minimo perché è legato a questa situazione limite, va bene? Che è uguale equazione di secondo grado, quindi meno b che è 4, va bene, qui avremo più o meno, ma per la ruota 1 abbiamo risoluzione con significato fisico il segno più, quindi tra più e meno prendiamo più, ok, radice di che cosa? Di delta, che è questo. Quindi qui dentro abbiamo 16 per 1 meno tau, 2 meno tau, sen quadro di teta, va bene? Diviso 2a, 2a come coefficiente di z1, quindi abbiamo 2 per 2 meno tau per il seno
al quadrato di teta. Va bene? Allora, facciamo qualche altro passaggio. Allora, quindi abbiamo, possiamo mettere un 4 in evidenza, qui abbiamo 1 più radice di 1 meno tau, 2 meno tau, se inquadro in teta, diviso 2 per 2 meno tau, se inquadro in teta, 2, quindi rimane un 2 sopra. Ok? A questo punto vado ad effettuare un'operazione ben nota di razionalizzazione. Razionalizzazione, e cancello qui, vado a razionalizzare, cioè abbiamo 0,1 minimo che è uguale a 2 che moltiplica 1 più la radice quadrata di 1 meno tau per 2 meno tau per il seno al quadrato di teta, ok? Questo che moltiplica questo stesso termine, però col segno meno, no? Quindi stiamo razionalizzando, quindi 1 meno radice di 1 meno tau, 2 meno tau, se inquadro i teta. Ci siete? E al denominatore, che avevamo 2 tau, se inquadro i teta, chiaramente questo deve essere moltiplicato per 1 meno radice quadrata di 1 meno tau, 2 meno tau, seno al quadrato di teta. Va bene? Ok, ancora qualche passaggio. Ancora qualche passaggio, naturalmente questa è la somma per differenza, giusto? E quindi è uguale alla differenza di due quadrati, per cui qui rimane 2, differenza di due quadrati, per cui il quadrato di 1 è 1, meno il quadrato di questo, quindi scompare la radice al numeratore. La radice al numeratore qui sarebbe 1 meno tau per 2 meno tau se inquadro di teta, qui ci mettiamo la parentesi graffa, va bene? Differenza di 2 quadrati, e naturalmente al denominatore rimane 2 meno tau se inquadro di teta, se inquadro di teta, e ancora 1 meno la radice quadrata di 1 meno tau, 2 meno tau, se inquadro di teta. Ok? Questo è quanto abbiamo ottenuto in seguito alla razionalizzazione. Ok? Allora, che succede al numeratore? Il denominatore non lo riscrivo. Vediamo il numeratore. Il numeratore ho 2 che moltiplica 1 meno 1 più tau per 2 meno tau seno al quadrato di teta. Mi riferisco solo al numeratore. Quindi 1 meno 1 vanno via. Okay. Quindi al numeratore rimane 2 tau per 2 meno tau se inquadro di teta, va bene? Sono tutti prodotti, quindi posso semplificare, se inquadro vanno via, 2 meno tau e 2 meno tau vanno via, va bene? E quindi siamo giunti alla formula finale, la
formula finale è la seguente, cioè z1 minimo è uguale a 2 tau diviso 1 meno la radice quadrata di 1 meno tau per 2 meno tau per il seno al quadrato di teta. Questa è la formula finale del numero minimo di denti. Come vedete, in funzione ancora dell'angolo di pressione, ma in funzione di tau. Ok? Quindi è molto più generale di quella che abbiamo visto a suo tempo nell'accoppiamento rocchetto-dentiera. Oh, naturalmente noi vogliamo anche verificare che da questa formula è possibile dedurre quella dell'accoppiamento rocchetto-dentiera, va bene? Tenendo conto di questa definizione del rapporto di trasmissione. Allora, se io vado a considerare ora l'accoppiamento rocchetto-dentiera in considerazione di questo, vuol dire che l'R2 è andato all'infinito. Quindi, situazione rocchetto dentiera vuol dire che il raggio primitivo della ruota 2 va all'infinito e la circonferenza primitiva diventa appunto una retta. Ma da questa relazione, se l'R2 va all'infinito, come conseguenza naturalmente la omega 2 è uguale a 0, giusto? Tant'è vero che la ruota condotta trasla se si tratta di una cremagliera, giusto? Trasla, quindi la velocità angolare è uguale a 0, comunque derivabile da qui, perché se R2 va all'infinito la omega 2 è uguale a 0, va bene? Ok, e quindi questo sta a indicare che anche il rapporto di trasmissione, nel caso rocchetto-dentiera, tau, è uguale a zero con questa definizione. Allora, noi vogliamo vedere se è possibile derivare da questa formula, che è quella più generale, quella che fa riferimento al caso particolare di rocchetto-dentiera, cioè se ci ritroviamo con quella determinata e dimostrata a suo tempo. Però attenzione, perché succede una cosa strana, perché se io qui vado a sostituire tau 0, io ho 0 al numeratore, va bene, e ho 0 questo termine, e poi 1 meno 1 è 0, cioè ho 0 su 0, e quindi ho una forma indeterminata. Ok? Quindi non è sufficiente poter andare semplicemente a sostituire tau uguale a 0 qua dentro, perché naturalmente ci troviamo davanti una formula, una forma indeterminata. E allora dobbiamo ragionare con l'analisi matematica, perché R2 tende all'infinito e quindi tau tende a 0, ok? Cioè dobbiamo passare ai limiti, va bene? Però se anche con i limiti, se io vado a fare il limite per tau che tende a 0 di questa funzione, e comunque c'è una forma indeterminata, ok? Quindi io devo rimuovere questa forma indeterminata. Dall'analisi matematica sapete che questo può essere fatto con il teorema dell'Hopital, va bene? Quindi vado a fare il rapporto delle derivate di queste due funzioni presenti al numeratore e denominatore, derivata rispetto naturalmente a tau, perché stiamo considerando la funzione di tau. Quindi se io vado a considerare il limite per tau che tende a 0 di quella funzione, ma vado subito ad applicare il teorema dell'Hopital, perché l'abbiamo già detto, quindi la derivata del numeratore rispetto a tau è semplicemente 2, ok? Dobbiamo andare a fare la derivata del denominatore. La derivata del denominatore, derivata di 1 è 0, devo fare la derivata di questa radice rispetto a tau, c'è un meno fuori,
che ce lo mettiamo qui per non dimenticarlo, e poi diventa la derivata di una radice quadrata. Quindi al denominatore qui abbiamo 2 radice della funzione stessa, quindi è 1 meno tau per 2 meno tau seno al quadrato di teta, va bene? Questo al denominatore. Al numeratore, siccome è una funzione composta, dobbiamo andare a fare la derivata rispetto a tau di ciò che sta sotto radice, va bene? E la derivata è la seguente, perché qui ho anche un prodotto, ok? Quindi la derivata di 1 è 0 e poi devo andare a derivare l'altro termine. Quindi qui ho 2 meno tau, derivo rispetto alla prima per la derivata della seconda, anzi, il contrario, la derivata della prima per la seconda, quindi la derivata di tau è 1, quindi ho 2 meno tau per il seno al quadrato di teta, più abbiamo tau sen quadro di teta. Siete? Facendo la derivata di questa, va bene? Quindi derivata di 1 è 0, derivata di tau è 1, e quindi rimane meno 2 meno tau sul quadro, che è questa, ok? E poi devo fare la derivata di questa. La derivata di questa è meno 1, quindi il meno scompare e diventa più, tau sen quadro, ok? Questa è la derivata. Quindi abbiamo applicato il teorema dell'Hôpital per rimuovere quella forma indeterminata. Ecco, se ora vado a considerare effettivamente il limite di tau che tende a 0 del rapporto delle derivate, al numeratore c'ho 2 e quindi non si scappa, rimane 2. Al denominatore, quando tau tende a 0, questo va a 0. Tutto questo termine, perché c'è tau prodotto, va a 0, quindi radice di 1 è 1, per cui qui sotto rimane meno, qui c'è un 2, va bene? Al numeratore questo va a 0, questo va a 0, rimane meno 2 sen quadro, va bene? Quindi meno 2 per il seno al quadrato di teta, 2, 2 si semplifica, meno meno diventa più, 2 su sen quadro di teta, che è esattamente la formula che abbiamo dimostrato a suo tempo a proposito dell'accoppiamento Rocchetto-Lentina, va bene? Ok, allora questo lo scriviamo in maniera più compatta qui, per vostra memoria, e quindi abbiamo che per tau che tende a 0, questa formula diventa 0,1 minimo, diventa 2 sul seno al quadrato di teta, come avevamo già dimostrato in maniera diretta nell'accoppiamento Rocchetto-Lentina. Va bene? Ok, quindi io volevo cogliere anche l'occasione su questa scia di andare a ricavare analoga espressione per quanto riguarda il numero di denti minimo della ruota condotta. È chiaro che il pericolo maggiore sta sulla ruota più piccola, ma non è detto che non si abbia interferenza anche sull'altra, cioè su quella condotta. Ecco, la formuletta è leggermente diversa e può essere derivata da questa. Quindi la dimostriamo, così ce la teniamo a memoria per gli sviluppi successivo. Allora, qui questo lo cancello, anche qui, diciamo che la differenza
sta nel fatto che se noi ragioniamo sulla ruota condotta, possiamo comunque fare riferimento a questa relazione, però andiamo a considerare piuttosto che tau l'inverso, va bene? Perché è come se diventasse motrice l'altra ruota, cioè la condotta diventasse motrice, quindi il rapporto di trasmissione diventa l'inverso, quindi vado a sostituire a tau 1 su tau. Inoltre, quando ragiono sulla ruota 2, qui andiamo a considerare il segno più. Vi ricordate che avevamo un più e meno? In questo caso andiamo a considerare il segno. Detto questo, quindi z2 minimo è uguale a 2 che moltiplica 1 su tau, per quanto appena detto. Qui ho 1 più radice quadrata di 1 meno 1 su tau che moltiplica 2 meno 1 su tau per il seno al quadrato di teta, ok? Quindi ho sostituito tau 1 su tau per i motivi detti, va bene? Allora, questa formula può essere compattata, perché qui possiamo fare il minimo multiplo, abbiamo un tau quadro, quindi possiamo ancora fare il minimo multiplo con un tau quadro che porto fuori, quindi qua rimane 1 su tau, quindi questo tau lo possiamo semplificare sopra. Quindi è abbastanza semplice ottenere z2 minimo che è uguale, quindi sopra rimane soltanto 2, qui rimane dunque tau più la radice quadrata di tau quadro meno tau quadro meno 2 tau meno 1 seno al quadrato di teta. Perfetto. Questa è un'altra formula da tenere a memoria, a mente, perché ci consente di calcolare il numero minimo di denti riferito alla ruota 2 piuttosto che alla ruota 1. Va bene? Che è ottenuta da questa sostituendo tau 1 su tau e considerando il segno più piuttosto che meno fuori della radice, va bene? Ok, allora questa la possiamo cancellare. Okay. E quindi a questo punto abbiamo queste formule generali che ci consentono di procedere anche con l'esempio numerico. Allora, visto che ci serve il tau, in questo caso specifico io posso andare a calcolare il tau con la definizione data prima, quindi omega 2 diviso omega 1 per ruote esterne, questo è uguale a meno r1 diviso r2, oppure meno z1 diviso z2, è la stessa cosa, quindi uguale a meno z1 diviso z2, ma comunque uguale a meno 0,73 in questo caso, di questo esempio particolare che stiamo considerando. Benissimo. Vi avevo accennato all'inizio della lezione, noi procediamo in parallelo. Quindi abbiamo dimostrato queste formule e procediamo però anche con la parte numerica di questo esempio. Va bene?
naturale che noi qui, come detto prima, sicuramente abbiamo interferenza se avessimo fatto riferimento alla formula restrittiva, cioè Rocchetto Dentiera, che l'abbiamo anche dimostrato qui, che sarebbe 17, io ho un numero di denti pari a 11 e 15, quindi sicuramente ho interferenza. Però ho detto che era una formula molto restrittiva, quindi ora che disponiamo di una formula che chiama in causa anche il rapporto di trasmissione, oltre che l'angolo di pressione, facciamo riferimento a questa. Quindi andiamo a verificare l'interferenza con queste formule, va bene? E allora scrivo qui, abbiamo quindi Z1 minimo che è uguale a 2 tau, metto direttamente i numeretti qui, quindi 2 tau sarebbe 2 per meno 0,73 diviso 1 meno, quindi 1 meno radice di 1 meno tau, cioè 1 meno tau, cioè più 0,73, per 2 meno tau, cioè più 0,73, per il seno al quadrato di 20 gradi. Ci siete? Ecco, facendo questi conticini viene fuori 13,3. Come vedete è un numero molto più piccolo che non 17, perché 17, come dicevo, è una situazione peggiore, caso limite, ok? Quindi è troppo restrittivo per poter ragionare quando abbiamo un rapporto di trasmissione finito. Ciò nonostante viene sì più piccolo, ma è comunque maggiore di Z1 che è uguale a 11. Quindi questo 13 e 3 è comunque maggiore di 11, pur essendo molto più piccolo di 17. Quindi, morale della favola, abbiamo interferenze, nonostante tutto. Va bene? Quindi abbiamo interferenze. In realtà abbiamo interferenza con riferimento alla ruota 1, quindi abbiamo l'interferenza in accesso, cioè all'inizio del contatto tra i denti, perché il contatto inizia qui, come detto, e finisce in M2, M2 come punto di intersezione della troncatura esterna della ruota 1 con la linea di frenamento, no? Sarebbe, diciamo, da queste parti qua, possiamo dire, giusto? Quindi abbiamo per il momento verificato che abbiamo un'interferenza in accesso. Interferenza in accesso. E allora, come facciamo? Ecco, questo è il punto. Abbiamo interferenza. Ecco, siccome noi vogliamo rispettare il rapporto di trasmissione, vogliamo rispettare il numero di denti, vogliamo rispettare in questo caso anche l'angolo di pressione, allora un modo di procedere, come vi ho accennato, è fare riferimento alle dentature ribassate. Va bene? Dentature ribassate, perché abbiamo una situazione di interferenza in quanto il numero di denti della ruota motrice è maggiore del numero minimo di denti ammissibile per evitare l'interferenza. Quindi se noi andassimo a sviluppare il disegno di questa coppia di ruote dentate, ci verrebbe un punto M1 fuori dal segmento T1-T2, ok? Allora, andiamo ad introdurre un coefficiente di ribassamento che noi richiamo con alfa, che è dato dal rapporto del numero di denti effettivo diviso il numero di denti minimo. Va bene? Nel nostro caso Z1 è 11, diviso il numero minimo di denti
dovuto avere, che è 13.3. Ecco, da questo rapporto otteniamo uno 0,827. Questo è il coefficiente di ribassamento. Cioè, qual è il ragionamento che sta alla base di questo discorso delle temperature ribassate? Dire, poiché si verifica interferenza, il punto M1 cade fuori dal segmento T1, T2. E questo l'abbiamo detto. Per evitare interferenza, io devo in qualche modo portare M1 dentro, o quantomeno a coincidere con T1. Va bene? Cioè, devo o spostare o abbassare, comunque modificare la troncatura esterna. Va bene? Ed è esattamente quello che si va a fare qui. Cioè, il dente non ha più un proporzionamento modulare, ma un proporzionamento diverso. Cioè, vado a modificare il modulo, vado a modificare l'altezza del dente, cioè addendum e dedendum. Mi spiego meglio con un disegnino. Se noi immaginiamo di avere questo dente, per esempio, dove questa è la primitiva, questa è la troncatura interna e questa la troncatura esterna, questo sarebbe, come detto più volte, l'addendum e questo sarebbe il dedendum. Ora, secondo un proporzionamento modulare, l'addendum è uguale al modulo e il dedendum è uguale a 1.25 nel modulo. Ma così abbiamo interferenza. E allora, Dore, qual è il ragionamento? Dentature ribassate. Dentature ribassate vuol dire che io abbasso la troncatura esterna, ma alzo, diciamo così, o aumento la troncatura interna. Cioè vado ad operare una correzione del proporzionamento modulare. Quindi alla fine il dente non è più quello iniziale del proporzionamento modulare, bensì ha questa forma che vi sto indicando in colore blu, colore diverso. Questa è la forma del dente ribassato. Va bene? Ribassato perché noi andiamo naturalmente a modificare questo dente, ma anche il dente dell'altra ruota. Quindi andiamo ad imporre che l'addendum 1 è uguale all'addendum 2, è uguale non più al modulo, bensì a alfa m. Ma siccome alfa è minore di 1 perché è 0,827, io ho un valore inferiore dell'addendum, no? Diventa più basso. Analogamente, per quanto riguarda il dedendum, dedendum 1, dedendum 2 sarà uguale ad alfa per 1.25 di m. Va bene? In realtà il modulo è 10, quindi qui otteniamo 8,27 mm per l'addendum e qui otteniamo, questo per 10 sarebbe 12,5 per 0,827, questo viene 10,34 mm. E quindi abbiamo ricavato i valori dell'addendum e dedendum per le due ruote modificate mediante questo coefficiente di ribassamento. Allora, se noi andiamo qui a rappresentare, ma già questa sia la linea di ingranamento, tanto ormai questo schema l'abbiamo fatto tante volte, quindi possiamo fare riferimento direttamente alla linea di ingranamento. Immaginiamo che questa sia la posizione di P0, centro di istantanea rotazione, abbiamo questi punti di riferimento che sono T1 e per esempio T2, così posizionati sulla linea di ingranamento,
Dunque, come abbiamo detto, si verifica interferenza. Questo è il motivo per cui andiamo ad effettuare questa correzione mediante la dentatura di passaggio. Allora, qui abbiamo, in seguito all'interferenza, la posizione di M1 che, come detto più volte, cade fuori. Va bene? Se io vado a fare questa correzione, quindi ho una ho praticamente una troncatura esterna che passava per M1 con la dentatura ribassata, questa troncatura esterna passa per T1, giusto? Perché l'ho abbassata e quindi di conseguenza il raggio di troncatura esterna è diventato più piccolo della ruota 2 e analogamente della ruota 3. Ok? Ma la distanza P con 0 M1 corrispondeva naturalmente a lambda A, cioè al segmento di accesso, segmento di imbocco in fase di accesso. Nel momento in cui io ho portato M1, l'ho portato qui per evitare l'interferenza, quindi questo è l'M1 star iniziale, poi l'M1 l'ho portato a coincidere con il T1, ripeto, per ovviare al fenomeno dell'interferenza, e vedete che il lambda A per forza di cose è diventato più piccolo, giusto? Si è accorciato. Nel caso delle dentature ribassate, che è quello che stiamo considerando ora, noi abbiamo anche un M2, supponiamo che non ci sia per il momento interferenza in fase di recesso, quindi immaginiamo che questo sia l'M2 star, cioè prima della correzione. Siccome io la correzione la faccio in questo caso non solo sulla dentatura della motrice, ma anche sulla dentatura della condotta, quindi io ho abbassato anche la condotta, ok? La dentatura della ruota condotta, giusto? Quindi di conseguenza M1 star è andato più vicino, è andato a coincidere con T1 e quindi ho risolto con l'interferenza. Ma la stessa cosa accade per M2 star anche se non c'è interferenza, ok? Cioè l'M2 star, che è legato all'intersezione della troncatura esterna della ruota 1 con la linea di ingranamento, questo pure si è spostato di un'uguale quantità. Perché? Perché io ho effettuato la stessa correzione, cioè alfa M, e quindi per esempio è diventato questo. Ok? Quindi qui ho un punto che è il punto M2 e quindi questo punto si è spostato. Allora che cosa succede? Che anche il lambda R si è ridotto, che è questo, cioè la lunghezza del segmento d'imbocco in fase di recesso, e questo è quello che è diventato, questo è il lambda A primo, questo è il lambda A effettivo. Ma vi ricordate, a proposito della continuità del moto, abbiamo definito il grado di ricoprimento? Il grado di ricoprimento gamma è uguale a che cosa? Lo abbiamo dimostrato, è uguale a lambda A più lambda R diviso il passo base, cioè diviso il passo per il coseno di teta, lo abbiamo dimostrato. Il grado di ricoprimento è quello che tiene conto della continuità del moto. E abbiamo detto che deve avere un valore almeno di 1,2 per avere un minimo di sicurezza in merito alla continuità del moto. Ma nel momento in cui la somma di questi due, e quindi il numeratore, diminuisce, perché questo qui diminuisce in seguito a questo tipo di correzione basato sulle dentature ribassate, noi rischiamo di andare a compromettere la continuità del moto.
e quindi dobbiamo fare attenzione. Quindi va bene ragionare in questo modo ed elimino l'interferenza, ma a patto di andare a verificare la continuità del moto, perché potrebbe venire meno per i motivi che abbiamo appena precisato. Ok? Allora, a questo proposito, possiamo definire delle formule specifiche che ci consentono di calcolare per le dentature ribassate la lunghezza del segmento di accesso e la lunghezza del segmento di recesso. Allora, la formuletta dimostrata a suo tempo è la seguente, cioè lambda A è uguale alla radice quadrata di R2 esterno al quadrato meno R2 quadro cosine quadro di teta meno R2 seno di teta. Ok? Questa l'abbiamo dimostrata a suo tempo, del resto è anche abbastanza semplice da vedere, perché mi dà questo lambda A, quindi il teorema di Pitagora, R2 quadro meno ρ2 quadro, che è uguale a R2 cos teta, meno questo tratto che è R2 sin teta, quindi è molto semplice anche da dimostrare. Ecco, che cosa succede quando andiamo a considerare delle dentature ribassate? Delle dentature ribassate, diciamo, il punto sta qui, perché noi quello che noi andiamo a modificare è il raggio di troncatura esterna. Va bene? I raggi primitivi rimangono uguali, perché sono uguali ad m zeta mezzi, quindi il modulo è lo stesso, il numero di denti è lo stesso, quindi non cambia. Quello che cambia è questo, la troncatura esterna, perché ho variato l'addendum, che non è più m ma è alfa m. Ok? Benissimo. E allora andiamo ad esplicitare questo r2 esterno, che è uguale ad r2 più alfa m. Ok? E a questo proposito r2 sarà uguale ad mz2 mezzi, mz2 mezzi più alfa m. Questa può essere scritta anche in questo modo. Vabbè, questa può rimanere anche così, e quindi la nuova espressione del lambda di accesso in considerazione della R2 esterna sarà uguale scusatemi ragazzi, qui c'è stata una questione no, qui abbiate pazienza, questo qui è più, era giusto come era prima, è sempre più, però in realtà è ribassato perché qui c'è un alfa minore di 1. Ok? Solo che prima era alla fine ribassato, no? Ci trovate? Quindi scusatemi, qui ci va sempre più e qui ci va meno, quindi era giusto perché comunque viene inferiore, perché vado a sommare per un termine che è inferiore di n. Tant'è vero che alfa m è uguale a 8,27 piuttosto che 10, quindi l'r1 esterno è più piccolo dell'r1 esterno che ci avevamo prima. Va bene? Quindi scusate, qui ci va il segno più, così come ce l'abbiamo. Benissimo. Ok, e allora qui non ci rimane altro che andare a sostituire, quindi qui abbiamo un R2 più, abbiamo un R2 più alfa n al quadrato meno R2 quadro cosine quadro di teta, va bene? Meno R2 seno di teta.
quindi anziché m qui c'è alfa m sostanzialmente, questa è l'unica differenza. Vabbè, andiamo a sviluppare questo quadrato, quindi abbiamo r2 quadro più alfa quadro m quadro più 2 r2 alfa m, ok? E poi andiamo a sostituire ad r2 appunto mz mezzi, quindi qui abbiamo m quadro z2 quadro quarti più alfa quadro m quadro più 2 alfa m quadro z2 mezzi. Questo è soltanto relativo a questo termine qua. Ok? Bene, allora vi do la espressione finale del lambda A nel caso di dentature ribassate. Quindi lambda A possiamo scriverla in questo modo, quindi è uguale ad m mezzi per la radice quadrata di z2 quadro seno al quadrato di teta più 4 alfa z2 u alfa meno z2 per il seno di teta. Questa è l'espressione di lambda A che deriva da questa, andando anche qui a sostituire r2 uguale a mz2 mezzi. Un'analoga relazione vale per lambda R. Lambda R devo semplicemente andare a sostituire qui z2, abbiamo z1 quadro, se quadro di teta più 4 alfa z1 più alfa meno z1 per il seno di teta. Queste sono le espressioni per calcolare il lambda A e il lambda R. Sono i nuovi valori che dipendono dal valore di alfa. Naturalmente per alfa uguale a 1 ritorno a queste espressioni qui. Però in più queste sono già esplicitate in funzione dei parametri tecnici. Tecnici vuol dire modulo, angolo di pressione e numero di denti. Va bene? Ok. Allora, detto questo andiamo a calcolare, sempre procedendo in parallelo, qui questo va bene, quindi andiamo a calcolare allora il lambda A dopo la correzione fatta con gli profili ribassati, chiaramente m uguale a 10, z2 abbiamo detto che è uguale a 15 e l'angolo di pressione è uguale a 20 gradi. Vi do direttamente il risultato, che è uguale a 18,70 mm. In maniera analoga possiamo calcolare il lambda R da quella formula, naturalmente devo tener conto anche di alfa, alfa è uguale a 0,827. Okay. Quindi lambda R, anche qui vi do il valore numerico, che è uguale a 17,70 mm. Ok? Ma quello che ci interessava alla fine di questo discorso, come vi accennavo prima, è il grado di ricoprimento. Cioè andare a verificare, poiché so che il numeratore diminuisce, chiaramente mi pongo il problema se la continuità del moto è ancora verificata oppure no. Ok? Quindi avendo calcolato ora il nuovo numeratore,
nel caso nostro specifico, il nuovo grado di ricoprimento, devo mettere questi numeri qui al numeratore, e qui c'ho un passo, lo conosco perché l'ho calcolato, che è rimasto uguale, ed è uguale a 31,4, se volete ci mettiamo proprio i numeri, quindi lambda A è uguale a 18,70 più 17,70 diviso il passo che è 31,4 per il coseno di 20 gradi. Il grado di ricoprimento con questi numeri viene uguale a 1,23. Quindi, come vedete, siamo al limite accettabile, ma la continuità del moto è ancora garantita. Va bene? Abbiamo 1,23. Di solito il valore minimo è 1,2. Quindi, nonostante siano peggiorate le cose dal punto di vista della continuità del moto, ma questa è ancora garantita. Va bene? Facciamo una pausa.